Sindaco, sono tante le battaglie che lei fa per questo presidio ospedaliero, però si dice che ci sono interventi, però la situazione non cambia, ecco. Ma io sono preoccupato perché non vedo alle parole seguire dei fatti concreti. Nei giorni scorsi abbiamo anche criticato la scelta di destinare 68 milioni di euro, un tesoretto, da parte del commissario ad acta nella persona del governatore della Calabria, che appunto dà questi soldi a strutture che ancora non ci sono. Stiamo parlando di tre ospedali della Calabria che solo in un caso hanno visto la posa della prima pietra, ma negli altri casi non si è visto nulla. Quindi io ho chiesto che questi 68 milioni di euro fossero devoluti alle strutture esistenti, perché queste sono le strutture che al momento danno servizi alla popolazione e che non possono rimanere nelle condizioni in cui sono. Servono interventi strutturali, servono rifatti i pavimenti, servono rifatte le sale operatorie e servono rifatte le facciate. Perché chi entra in un posto per curarsi non può assistere ad un ambiente che non è salubre. Quindi io credo che ci sia la necessità di una svolta. L'arrivo dei medici cubani è stato utile, ma è stata sempre ed è, lo è, una misura provvisoria. Chiediamo che i vuoti d'organico vengano rimpinguati con personale che vinca i concorsi, che entri di ruolo e stia nei nostri ospedali, perché qui davvero abbiamo assistito negli ultimi anni alla fuga delle professionalità. Però questa è una storia che si ripete da 40 anni, non è da questa Ma amministrazione. certamente è Mi ascrivibile, occhiuto, però. molte responsabilità sono ascrivibili alle classi dirigenti che si sono susseguite nel tempo, quindi non è che dobbiamo dare responsabilità a questo o a quell'altro. Certo, oggi amministra Occhiuto, sono già trascorsi 2 anni e mezzo e alcune risposte deve darle.